Eccolo, caro. Il crollo nel Tevere, le fiamme distruggono una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas. L'incendio nella notte fa temere il peggio. Roma, zona Ostiense, zona di Movida. Poi, intorno alle 2, la comunicazione ufficiale che rassicura: non ci sono vittime, nessun ferito. La messa in sicurezza nel buio del blackout, i palazzi più vicini al ponte di ferro evacuati. Fiamme alte, abbiamo impiegato almeno un'ora e mezza per avere ragione di questo incendio, un incendio sì preoccupante, soprattutto perché stava interessando la struttura del ponte. Costruito fino a 800, il ponte dell'industria, noto come ponte di ferro, collega due zone nevralgiche della capitale. Si teme il caos traffico. Il Campidoglio ha attivato il centro operativo comunale per cercare di ripristinare i servizi. Decine di famiglie rimaste senza luce e gas. Per ora è impossibile capire se e quando il ponte potrà essere di nuovo percorribile. Vietata la navigazione in quel tratto del Tevere. Secondo i primi accertamenti, le fiamme potrebbero essere partite da baracche e vegetazione a ridosso del ponte. Un incendio aveva interessato la struttura anche 8 anni fa, ma con conseguenze minori.